Cos'è il coronavirus da un punto di vista psicologico? È anzitutto una paura. Abbiamo paura di venire contagiati, ma è una paura particolare perché è una paura non collocabile su un oggetto specifico. Che vuol dire? Vuol dire che tutto il mondo esterno mi potrebbe infettare. Per cui è una paura generalizzata. Questo crea anzitutto pensieri paranoici, perché quando il pericolo è dappertutto ci sentiamo perseguitati, ci sentiamo assediati. Non a caso, quando finirà questa quarantena, i disturbi maggiormente diffusi saranno quei disturbi d'ansia come l'agorafobia, ovvero la paura di uscire, la paura degli spazi aperti, in quanto ci saremo abituati alla restrizione della nostra casa. E poi il disturbo ossessivo-compulsivo, che è quel disturbo caratterizzato da pensieri ossessivi che ci spingono ad attuare dei rituali, come ad esempio lavarci le mani 30 volte al giorno. Questo disturbo non farà altro che ripristinare una ritualità patologica, ovviamente, che noi nella vita quotidiana abbiamo perduto a causa della quarantena forzata. E poi perché le precauzioni contro il coronavirus sono paradossalmente l'emblema del disturbo ossessivo-compulsivo. Perché che cosa ci dicono? Ci dicono di lavarci le mani molte volte al giorno, di pulire accuratamente le superfici, eccetera, eccetera. Questi disturbi che si diffonderanno alla fine di questa quarantena, si risolveranno da soli, man mano che ci abitueremo, no, ai nuovi ritmi e ai nuovi riti. Se però questi disturbi si incontrano con un'ansia precedente, pregressa, non riconosciuta, allora possono diventare un problema vero e proprio e quindi cronicizzarsi in quelle forme di ansia che abbiamo detto.